un mondo neanche tanto sommerso di interessi monetari non indifferenti. Perciò il nostro Ateneo ha questa dimensione di voler in qualche modo sempre dare voce a opinioni diverse nell'ambito di argomenti importanti. Io vi ricordo solo una cosa, ne ho parlato anche altre volte, qualcuno di voi mi avrà già sentito fare questo esempio, che è quello che guida in questo momento il nostro Ateneo nei momenti in cui vuol fare formazione. Il messaggio è questo: noi eravamo abituati in passato a pensare che la formazione fosse importante legata ad una alta specializzazione su alcuni argomenti specifici. Se dobbiamo avere un'immagine di quello che vi sto dicendo, immaginate di avere una I maiuscola. Adesso si sta capendo quello che molti hanno capito in passato, e molti scienziati e molte figure e molti premi Nobel e molte realtà del nostro mondo, si sa che invece l'approccio più corretto non è quello, ma è quello di avere conoscenze trasversali. Questo adesso va di moda questo termine, ma noi possiamo dire multidisciplinare, o se volete, come il nostro Ateneo, generaliste, e poi approfondire alcuni di questi argomenti in maniera specialistica. E se dovete raffigurare quello che vi sto dicendo rispetto alla I maiuscola stampatello, questa diventa una M minuscola, ok? Per cui si amplia lo spazio di conoscenza, che è a quel punto multidisciplinare, e si specializza e si approfondisce alcuni di questi argomenti. Ecco, questo è il motivo per cui io ringrazio in particolare Odi Freddi, perché oggi ci viene a parlare di arte, matematica e informatica, apparentemente molto lontane tra loro. In realtà lui ci farà capire quanto non è vero tutto questo, e quanto invece è importante considerare l'approccio multidisciplinare. E ai nostri studenti noi vogliamo offrire tutto ciò, ed è il motivo per cui continuiamo a insistere sulla validità e sull'importanza di una università multidisciplinare che permetta una contaminazione la massima possibile per contribuire alla crescita di questo territorio. Per cui grazie per essere qui, e sono sicura che avrete una buona serata, e lascio la parola al professor Cadello, che ci presenta quello che ritiene opportuno presentare, di una persona conosciutissima. Grazie a tutti.